tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Fano cambiano le regole per il ritiro delle raccomandate. D'ora in poi basterà recarsi all'ufficio postale più vicino. Gli animalisti si scagliano contro il palio della rana di Fermignano, replica il presidente della Proloco. Noi le rane le trattiamo come le dame d'epoca. Guardia armata di notte nel pronto soccorso di Pesaro e Fano, lo ha deciso l'azienda Marche Nord dopo l'episodio dell'uomo fermato con una spada. Le tradizioni della Pasqua, meglio l'uovo di cioccolato o la colomba? Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti. Dunque, come avete sentito dai titoli, ci sono importanti novità per il ritiro delle raccomandate, perlomeno in Fano. Perché? Perché adesso basterà recarsi nell'ufficio postale più vicino a casa. Il motivo di questi viaggi a vuoto sta nel fatto che da lunedì 10 aprile le raccomandate inesitate per le quali il postino vi lascia l'avviso nella buchetta delle lettere non sono più in deposito nell'ufficio di Viale Piceno, ma potranno essere ritirate nell'ufficio postale più vicino alla propria abitazione. Il luogo dove ritirare la raccomandata è indicato nell'avviso lasciato dal portalettere, ma l'inghippo sta nel fatto che molti non ci fanno caso, dando per scontato che, come ormai avviene da molto tempo, si debba venire qui, in Viale Piceno. Sì, torno indietro a saperlo. Abitavo proprio là, quindi devo tornare giù. Però è comodo in futuro questo tipo di servizio? Se si sa, se si è al corrente, certo. Molti utenti in passato si erano lamentati per questo accentramento del servizio inesitate, così lontano, scomodo, soprattutto per anziani o persone senza auto. Ora il problema è risolto, solo che manca l'informazione ed il cartello sulla porta dell'ufficio qui in Viale Piceno non serve poi a molto, dato che se lo si è letto vuol dire che si è arrivati sin qui. Per cui, almeno per ora, comodità, bye bye. Sono venuto direttamente qui, tra l'altro ho anche programmato la mattinata per passare qui, adesso devo rifare tutto il giro un'altra volta, andrò in via Roma, però ci fosse stato un avviso uno non si ritroverebbe adesso ad andare in due posti. Quindi ricordate, se il postino vi lascia l'avviso per il ritiro di una raccomandata o di qualcos'altro, occhio all'ufficio dove andare. Insomma, adesso lo sapete. Adesso invece andiamo a Fermignano perché gli animalisti, a pochi giorni dal palio della rana, ormai lo storico palio che tutti conoscono, sono sul piede di guerra, come spesso succede quando ci sono gli animali di mezzo. E vediamo perché. Si rinnova come ogni anno l'appuntamento con il palio della rana a Fermignano. Dal 21 al 23 aprile infatti si svolgerà la 53esima edizione che vede lo sfidarsi nel torneo storico delle 7 contrade cittadine, ognuna delle quali capitanata da un cavaliere che dovrà guidare sulla propria carriola la regina indiscussa, la rana appunto, fino alla fine del percorso, e se dovesse venirle in mente di saltare via per le strade cittadine il cavaliere dovrà riprenderla, riportarla in carriola e avere cura di lei, come si usava fare con le dame di altre epoche. Il percorso, lungo 170 metri, è sottoposto a dure regole, prima fra tutte il divieto assoluto di nuocere all'animale, e per questo attenti veterinari vigilano sulla gara, pronti ad intervenire in caso di imprevisti. Ma come in ogni inaugurazione che si rispetti, le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Sì, è ritornata questa polemica dopo circa 10 anni. E questi pseudonimi, diciamo, naturalisti, animalisti, ci accusano di maltrattare la nostra regina del momento, diciamo, perché non è assolutamente vero. A smorzare i toni l'invito del presidente della Proloco, che organizza l'evento con impegno e passione e soprattutto nell'assoluto rispetto della protagonista, sua maestà la rana, che gracidando ringrazia chi verrà a Fermignano per festeggiarla. Ma io invito questi signori o signorine o signore di partecipare a questa rievocazione storica e poi ci diranno dove sbagliamo, per carità,
tutto può succedere, però dovete sapere che se la rana arriva appena ferita al traguardo c'è la squalifica, quindi nessuno ha come si dice, la volontà o di far del male a questo povero animale, via. E adesso la politica, perché sapete, insomma, a giugno si vota per eleggere in provincia di Pesaro Urbino due sindaci, quelli di Colle al Metauro e Terre Roveresche. Questa sera ci occupiamo di Colle al Metauro perché Stefano Guzzi, che per il momento è l'unico candidato, in attesa di conoscere il nome o i nomi che lo sfideranno, ha fatto un primo bilancio della sua campagna elettorale. E amici che siete qui, intanto grazie a tutti della presenza. Io... Aguzzi, allora, a un mese dalla sua presentazione, un primo giro di consultazioni, che frutti ha dato? Sto creando una lista civica che va al di là dell'appartenenza politica, al suo interno ci sono giovani e persone che appartengono a diverse entità politiche, ma molti che non ne fanno proprio parte, nel senso che non appartengono a partiti. Ecco. Sul contatto nel territorio cosa è venuto fuori? Quali sono i temi emergenti? Ma stanno emergendo con forza i temi legati alla salute, quindi alla sanità, rafforzando anche la presenza sul territorio di un distretto sanitario, il problema della scuola di Saltara che è stata chiusa a causa in noi terremoto e che oggi è ospitata all'interno della delegazione comunale, non va bene, occorre assolutamente ripristinare la situazione precedente e poi pensare a quale sviluppo le scuole dovranno avere in questo territorio in futuro. Ma emergono temi anche, tra virgolette, più semplici, dal decoro stesso delle frazioni, i collegamenti con le frazioni più lontane. Una cosa molto sentita, ma mi piace questo dire che era una delle nostre idee, è anche la creazione in questo territorio di un luogo di incontro. Guardandosi a destra e a sinistra non si vede niente. Non sta a me scegliere i miei avversari. Chiunque sarà candidato in qualsiasi altra lista, io auspico semplicemente che tra noi sia un confronto sereno dove i cittadini possano capire, possano recepire e possano essere liberi di scegliere con serenità. È morto a 84 anni l'ex deputato della Democrazia Cristiana Gianfranco Sabbatini, già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Era nato l'11 settembre del 1932, parlamentare dal 1972 al 1983. Sabbatini era stato presidente della Cassa di Risparmio di Pesaro dall'87 al 94. Dopo la fusione delle casse marchigiane era diventato vicepresidente di Banca Marche, un incarico che ha ricoperto dal 94 al 2000. Dal 2000 al 2015 aveva presieduto la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che sotto la sua guida aveva dato un forte slancio alle iniziative culturali della città. Ed è arrivato il cordoglio anche del vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi, per la scomparsa di Sabbatini. Minardi ha detto: «Sono profondamente commosso per la scomparsa di un caro amico di cui ho apprezzato la forte passione civile, il rigore morale, l'intelligenza brillante, la grande disponibilità e l'impegno concreto con cui si è sempre dedicato alle esigenze culturali e sociali del territorio. La famiglia è la mia più sentita vicinanza», conclude il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Minardi. C'è un gemellaggio tra la Proloco di Monbaroccio e quella di Sappada. Sappada è un comune di 1300 abitanti nella provincia di Belluno in Veneto e c'è stata la firma di questo accordo e noi dovremmo essere collegati adesso con il rappresentante di questa Proloco, Maurizio Venier di Sappada. Buonasera Venier. Sì, buonasera a tutti. Allora, di che accordo si tratta? Ma è il primo accordo forse a livello nazionale tra la Proloco di Sappada e la Proloco di Monbaroccio. Noi siamo stati i primi proprio a firmare un'oretta fa questo accordo. E che cosa prevede? Ma è uno scambio culturale di prodotti tipici, un rapporto che da oggi in avanti si instaurerà sempre di più, proprio come a livello soprattutto di amicizia. Ecco, come nasce un gemellaggio, soprattutto tra un paese come il vostro, stupendo sulle Dolomiti, e un paese altrettanto meraviglioso come quello di Monbaroccio, a due passi dal mare?
Beh, diciamo è nato da un'amicizia tra Damiano, il presidente della Provocoli Monbaroccio, e degli abitanti qui di Sappada, e da lì è nata l'idea proprio di Damiano di fare questo accordo, e da qui appunto oggi abbiamo firmato questo gemellaggio. Ci dia un motivo per venire a Sappada, i nostri telespettatori marchigiani. Motivi ce ne sono tantissimi, cioè si parte dalle tradizioni, alla storia, alla cultura. Qui a Sappada nasce il Piave, che è famosissimo per, purtroppo, per il conflitto della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo anche nel periodo del centenario, però non solo questo, c'è il Carnevale, che è famosissimo in tutta Italia. C'è la storia, abbiamo l'architettura, abbiamo i prodotti tipici. Ecco, ci dica, per chiudere, Venier, ci dica qual è il prodotto tipico gastronomico di cui andate fieri? Ma noi andiamo fieri, che l'abbiamo riscoperto da poco, era una ricetta che una volta veniva utilizzata in tutte le case, della Sauerkraut, che è una ricotta acida con l'aggiunta di un'erba che si chiama dragoncello in sappadino perstrom. Bene, allora in attesa di poter venire anche noi a Sappada per documentare il vostro splendido territorio, la salutiamo e la ringraziamo per questo intervento. Grazie, buona serata. E noi andiamo avanti con il telegiornale. La cronaca: palpeggia ripetutamente al seno la cliente di un bar ferma alla cassa che non conosceva, e poi, mentre la donna tenta di divincolarsi, le sfera un pugno al volto. Siamo a Falconara Marittima. Che cosa è successo poi? È successo che ha schiaffeggiato quest'uomo anche la figlia del barista, che era intervenuta in soccorso della signora, e poi è scappato in auto. Dopo 2 ore di ricerche, l'uomo, un quarantenne della provincia di Ancona, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali. È successo ieri in un bar di Castelferretti, quindi ecco, vicino Falconara, Castelferretti. Negli ospedali di Pesaro e Fano invece verrà incrementata l'attività di vigilanza esistente, e non solo, verrà anche istituita una guardia armata nelle ore notturne per il pronto soccorso. Lo ha deciso la direzione aziendale dell'azienda ospedaliera Marche Nord durante un incontro con il direttore del pronto soccorso, le direzioni mediche, le direzioni infermieristiche e responsabile del servizio prevenzione e protezione. Di questo si parlerà anche nella prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è in programma in prefettura il prossimo 26 aprile. Intanto, ha detto il direttore di Marche Nord, Maria Capalbo, intanto da subito incrementiamo la vigilanza già esistente, in attesa che siano completate le procedure d'urgenza per l'istituzione di un servizio di guardia armata, ovviamente in entrambi i nostri pronto soccorso, di Fano e di Pesaro. Di altre possibili iniziative da attivare congiuntamente alle forze dell'ordine se ne parlerà in sede di comitato provinciale. Cambiamo argomento adesso invece, parliamo della Pasqua e soprattutto dei prodotti tipici della Pasqua. Ce ne sono due in particolare, l'uovo di Pasqua e la colomba pasquale. A voi che cosa piace di più? Uovo o colomba? Cioccolato fondente o al latte, farcitura classica o proposte creative, dilemmi di stagione legati alla Pasqua. Certo, al maestro pasticcere non manca l'inventiva e le possibilità così diventano infinite, ma quando si parla di uova al cioccolato, di qualità non se ne può fare a meno. Quest'anno abbiamo fatto anche il cioccolato al caffè per fare appunto l'uovo, a parte l'uovo al latte, l'uovo al fondente, l'uovo bianco. E poi si può aromatizzare il cioccolato in tutte le maniere, dal peperoncino, faccio per dire, al caffè, appunto, che quest'anno appunto la novità di quest'anno è l'uovo al caffè, l'uovo al fondente al caffè dentro. Non mancano poi coloro che vogliono personalizzare la sorpresa, cosa che solo un artigiano può fare, e anche qui c'è qualcuno che vuole andare un po' fuori dagli schemi.
qualche uovo personalizzato viene fatto senz'altro e c'è molta richiesta, a parte le collanine, gli anellini, i viaggi che ormai sono tanti. La particolarità di quest'anno è che mi è stato chiesto di mettere in un uovo di Pasqua della frutta e verdura per un vegetariano. Altro classico dei classici, la colomba, simbolo per eccellenza della Pasqua, e anche qui la qualità superiore e gli ingredienti di prima scelta sono quello che il cliente cerca dall'artigiano pasticcere. La nostra richiesta è una ricerca sintomatica, spasmodica di prodotti di qualità. Un prodotto di qualità perché di prodotti e colombe il mondo è pieno. Il cliente deve venire al caffè del pasticcere, quando viene al caffè del pasticcere deve trovare un prodotto di qualità e di fragranza. E tra mille variazioni sul tema, però, una su tutte, la più richiesta qui a Fano. La colomba alla moretta è quella proprio, la colomba fanese è proprio, sono anni, la moretta, caffè e moretta, caffè e liquore dentro, dentro l'impasto ci va il caffè, proprio la moretta, come se uno bevesse la moretta e rimane quel retrogusto di caffè e moretta, si fan. Bisogna che la Gem beva la muretta, per forza. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito. Tra poco In Cucina con lo Chef e poi uno speciale tematico proprio sulla Pasqua. Questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni da memorizzare nella vostra rubrica del telefono. Domani mattina alle 7.30 ci rivedremo in diretta per Occhio ai Giornali. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.